Ma se posso, che in parte è legato alle nuove tecnologie, vi consiglierei di leggere un libro di cui non ricordo perfettamente il titolo, ma è stato pubblicato qualche anno fa da Paolo Nespoli, a proposito della sua esperienza spaziale. Quel libro è molto interessante perché non contiene solo la descrizione dell'esperienza nello spazio, ma in qualche modo getta uno sguardo che ha un significato politico anche su ciò che viviamo sulla Terra. Il messaggio interessante che dà Paolo Nespoli è il seguente, una specie di ribaltamento dello sguardo, per cui lui ammonisce: stando qui su si capisce che non è la stazione spaziale una piccola terra, ma è la terra una grande stazione spaziale. Nel senso che guardandola da qui su, dispersa nel vuoto del cosmo, in qualche maniera fa avvertire il senso di profonda precarietà dell'esistenza umana e il senso di non indipendenza o di necessaria collaborazione che viviamo qui su, in realtà comprendiamo che dovrebbe essere vissuto dagli stessi esseri umani se capissero che il loro destino è incredibilmente fragile.